La maggior parte dei fisici non crede ancora ai nostri risultati. Forse pensano che non sappiamo fare gli esperimenti, ma noi gli esperimenti li sappiamo fare. Ma lei ha capito che tipo di processo c'è alla base di questo fenomeno? Sì, sì. La prima cosa che ho capito, vista l'energia che veniva sviluppata, era che il processo dovesse essere nucleare e non chimico. Che succede, Presidente? Il nickel e l'idrogeno si fondono insieme? Sì. Quello che succede è questo. Il nucleo dell'idrogeno, cioè il protone, penetra nel nucleo del nickel. Quando il protone entra nel nucleo del nickel, questo diventa rame e libera energia. Come avvenga è una cosa che ancora nessuno sa. Che innovazione ha introdotto Andrea Rossi per ottenere questi risultati? Al sistema nickel e idrogeno viene aggiunto un additivo, che è un additivo segreto, con formula riservata, che io non conosco né voglio conoscere e non gliel'ho nemmeno mai chiesto, che è quello che facilita il processo. Senza questo additivo il processo sarebbe molto meno intenso. Thank you.